E dopo aver fatto strage di questi piccoli mostri gialli, riusciamo a prendere i loro drop, che sono presumibilmente titaniti grandi o titaniti verde grandi, appunto. A noi in realtà servono le titaniti grandi, ma le titaniti verdi grandi possono essere sempre utili, anche perché non le ho mai scambiate con Frant, ma sono abbastanza sicuro che scambiandole con Frant avremo delle titaniti. Non c'è bisogno che vi spiega qui il trucchetto, veramente. L'unica cosa che ci interessa è andare a prendere l'anello di Clorancy. Io non lo azzecco quasi mai al primo colpo il salto. Vediamo se... Ok! Ok! Anello di Clorast. E ci andiamo ad indossare subito. Non cadere. Buono. Ah, pezzo di titanite blu, non ce ne facciamo niente. Allora, di anello di Clorast, come detto... È bannato lo scudo cimerondulato, infatti non l'ho preso. L'anello del lupo bannato, infatti non l'ho preso. L'anello di Havel bannato, non l'ho preso. Che altro possiamo bannare? Sicuramente quelli. In generale gli anelli dei cavalieri di Gwyn voglio bannare, ma in genere non li uso, quindi... Sarebbe interessante bannare forza interiore e usare solamente... E usare magari solamente l'anello rosso. Forza interiore, oltre ad essere più forte... Alla fine drena l'energia, quindi non è questo grande, cioè è un vantaggio tangibile, ma al prezzo comunque di saper giocare. Se avete notato, mi sono portato l'umanità a 8, in maniera tale che il drop rate teoricamente dovrebbe aumentare. Drop! Titanite verde grande, ne abbiamo 10 più una che abbiamo recuperato, quindi in realtà abbiamo tutto il materiale che ci serve, quindi siamo a posto. Perché anche qualora ne volessimo fare un'arma divina, possiamo farlo. Un altro punto destrezza e siamo pronti per risalire. Allora, ma chi muove queste ruote? Ve lo siete mai chiesto? Cosa muove queste ruote? Io l'ho scoperto quasi per caso, non sono neanche sicurissimo che sia questo, però ora vi faccio vedere. Ho una teoria secondo la quale questa cosa siano mosse da quel cane, lo vedete? Vedete, c'è un cane in realtà lì che cammina. Che cammina. E muove la ruota. Comunque, ragazzi, sul serio. Se siete interessati ad esplorare la città infame in ogni suo anfratto, o almeno gli anfratti che conosco, date un'occhiata al video in cui appunto esploro la città infame, perché potrebbero esserci tante piccole cose che possono essere interessanti. Qui ci serve innanzitutto equilibrio, tanto equilibrio, perché senza equilibrio non possiamo colpirli e non possiamo curarci. Quindi così, anche se loro ci colpiscono, noi abbiamo l'equilibrio che non ci lascia stordire e quindi ce la facciamo. Ok, ci andiamo a prendere l'ultimo muschio rosso fiorito e abbiamo eliminato tutti i cecchini, quindi perfetto. A questo punto, arrivati qui, possiamo ammirare in effetti la maestosità della città infame da sopra e possiamo scapparcene da questo tunnel ignorando chiaramente questi bruti, questi barbari. Santuario del legame del fuoco, Firelink Shrine, che in effetti quando è stato tradotto, con ogni probabilità è stato tradotto prima dal giapponese all'inglese. E poi noi abbiamo la traduzione in italiano dalla lingua inglese, perché da come avevo sentito su alcuni canali più specializzati di YouTube, stranieri, la traduzione non è proprio precisissima, cioè potrebbe essere tradotto in inglese come
santuario del successore del legame del fuoco, per così dire, cioè come se fosse il santuario appunto di chi succederà al Lord dei Tizzoni. Quindi dovrebbe rendere un po' più l'idea, tradotto diversamente. Comunque siamo arrivati, ci prenderemo chiaramente da Laurentius la nostra fiamma della piromanzia. Fiamma della piromanzia. Benissimo, chiaramente non miglioreremo perché non ci interessa. Allora, sì, innanzitutto ti prendi il tizzone grande che poi ci servirà per appunto evolvere l'equipaggiamento. Ma ora dobbiamo, allora, acquistare il cimiero d'Artorias. Benissimo. Con questi 1875 ci compriamo delle frecce. Io spero vivamente di non essere invaso, anche se saremo invasi e stuprati. Abbiamo addirittura 8 di umanità, potremmo perdere queste 8 di umanità. Comunque, allora. E vabbè, allora vuol dire che lo butteremo. Ok, e ovviamente abbiamo l'invasione. Venuto a rompere l'anima, che lagga peraltro. Non ce la faremo mai, chiaramente. Vabbè, fa niente. Bravo, va benissimo. Va benissimo, va benissimo. Non avevo nessuna velleità di vincere. Non era possibile vincere con un arco. Allora, dov'è? Eccola. Devo esplorare bene la zona. Cosa accade qui? Muore. Sì che muore. Morto. Exit and reload. Ce l'abbiamo fatta, mi sa, ragazzi. Zagabria. Vedete che non c'è il drop. Eccolo. Benissimo. Allora, ragazzi, faremo così. Andremo a correre fino ad Alvina e le parleremo. Perché se parleremo, tutte le invasioni vengono azzerate. Patto. Bene. L'anello che chiaramente non indosseremo. E qui c'è Shiva. E a questo punto ce ne possiamo tornare indietro. Ok, siamo arrivati a casa. Allora, innanzitutto ci riposeremo al falò. Perché fare tutto da capo. Mi segue. Dopodiché andremo a confrontare l'arco nero di Faris con l'arco lungo. Quindi andremo a migliorare l'arco fino al più 5. Acquista oggetto. E confronteremo il danno. Proprio lo faremo alla vecchia maniera. Sto sperimentando. Quindi
Allora, l'arco nero di Faris è nella prima arma destra 1. 118-119. Lo scaling si sente. Si sente lo scaling. Cioè l'arco lungo è S. L'arco lungo poi diventa S. Però è un S in realtà più basso rispetto all'S di Faris. Si vede. Vedete? Proprio si vede. L'arco lungo ha uno scaling maggiore su forza e minore su destrezza. Quindi sì, per la nostra build, cioè sopra 30 destrezza, l'arco nero di Faris è più efficace. Buono, sì, sì, va benissimo. Allora ci terremo quello. Sì, diciamo che queste 10.000 anime le spenderemo in frecce. Prendiamo delle frecce belle potenti. E sì, stavo davvero pensando di farci prima Petite Londo. Allora, amico mio, amica mia. Allora, io vorrei, da vicino, che non vorrei che non mi vedete. Allora, mi vedete, sì. Freccia di fuoco, eccola qua. Ah, 100 costano. Vabbè, 100 frecce. Credo che la puntata possa finire qui. Nella prossima puntata scenderemo a Petite Londo. Alla prossima.